andiamo! Flop, guarda quello là! Oh, è un bellissimo aquilone! Oh, ora farò volare anche il mio aquilone! Ok, se tu tieni questo, io tiro! Lo faccio io! Mm. Non voglio uscire! Proviamo a farlo insieme! Ok! Io lo prendo da qua, pronto? Sì! Ok, tira! Tiro! Oh. Oh. Oh, ciao, Hoppity! Oh, Hoppitywush sembra un pochino aggrovigliato! Vediamo. Bene, questo qui lo rigiriamo un po'. Ecco, così va meglio. Ok, posso farlo volare ora? Certo. Oggi c'è proprio un bel venticello. Ottimo per far volare gli aquiloni. Hoppitywush! Ops! Wush! Alzati, Hoppity! Oh, andiamo a vedere come fanno loro. Corrono molto veloci. Hoppity! Whoosh! Sì! Sì! E va su. Su, 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 su. Hai capito? Bing. Anch'io posso farlo, Flop. Ok, che ne dici se io tengo l'aquilone e tu corri con il filo? Così? Posso farcela anche da solo. Sono bravo a correre e a fare whoosh. Mm. Va bene. Hoppity! Mm-hmm. C'ero quasi riuscito! È vero, Bing! Devi solo continuare a correre e poi fargli fare whoosh in aria! Aspetta, ti aiuto! Grazie, Flop! Hoppity! Whoosh! È stato un buon tentativo, Bing! La prossima volta... Posso correre io con il filo e tu tieni l'aquilone. Posso farcela, Flop. Bing! Ciao! Oh, è Pando! Ciao, Pando! Ciao, Flop! Ciao, Bing! Ciao, Paget! Ciao, Pando! Ciao, il mio aquilone! Oh, Hoppitywush! Facciamolo volare! È un bel aquilone, Bing! Scommetto che vola molto in alto. Sì, lo farò volare proprio ora. Sì, avanti! Fallo volare! Sì, Pando potrebbe aiutarti a tenere l'aquilone. Sì! Ma io voglio farlo da solo. Devi correre molto, molto veloce. Sì! Aspetta, Bing. E poi fai volare l'aquilone. Whoosh! Sì! Dai, Bing, facciamolo volare. Forza, aquilone! Dai, Bing! Aspetta, Bing! Bing! Pando, guarda dietro di te! Hoppitywush! Andiamo, Bing! Dov'è il mio aquilone? Bing! Hoppity! Oh no! Si è tutto rotto! Mi dispiace, Bing. Hoppitywush! Tesoro, che peccato! Hoppity, è tutto rotto e storto! Puoi aggiustarlo, Flop? Oh, non lo so, Bing, ma proviamoci. Ecco un bel nodo. Dovrebbe andare. È ancora tutto piegato. Non riesco ad appiattirlo. Sì, è difficile da soli. Posso aiutarti io? Oh, Hoppity si è appiattito! Oh, questo è Hoppity! Pensi che volerà adesso? Oh, credo di sì, Bing! Ma non posso correre e fare whoosh nello stesso momento! Beh, ma forse non ne hai bisogno, Bing! Guarda! Quindi serve un corridore! Sì, io corro molto veloce! Va bene! E qualcuno che lanci l'aquilone? Whoosh! Oh, io faccio whoosh! Sì, io posso far correre Hoppity e Pando può fare whoosh! Andiamo, dai, Pando! Andiamo! Pronto? Certo! E allora? Vai, 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 vai!
Woosh, Pando! Woosh! Sì! Sì! Guarda! Hoppity sta volando! Ce l'abbiamo fatta, Pando! Sì! Guarda, Flop! Molto bene, Bing! Guardate, Hoppity! Sta volando! Oh! Hoppity sì, vola! Sì! Sì! Ciao! Cercavo di far volare il mio aquilone Hoppity Woosh tutto da solo. È davvero difficile riuscire a lanciarlo senza un aiuto. Poi il mio aquilone Hoppity ha fatto crash sulla panchina ed era tutto piegato e tutto storto. Ma l'ho aggiustato insieme a Pando. Poi io ho fatto prendere velocità a Hoppity e Pando ha fatto Woosh! Ed è volato molto in alto! Se non riesci a far volare un aquilone da solo, forse puoi farti aiutare da un amico! Far volare un aquilone è una cosa da Bing! E io adoro gli aquiloni! Ok, pronto Bing? Sì! Forza, Paget, ci sei quasi! Ok, Pando! Ciao, Pando! Ciao, Bing! Ciao, Bing! Paget, Pando può venire a giocare? Ma certo! Sì! A più tardi! Ciao, Pando! Ciao! Oh, anche tu fai il vapore! Guarda! Sono un drago! E io sono un treno! Giù! Flop, Pando è venuto a giocare e io ho il soffio del drago! Guarda! Oh, se n'è andato! Vieni, Bing! Ciuf ciuf! Come mai non mi esce più il soffio del drago, Flop? Perché dentro casa fa caldo, Bing. Prova di nuovo fuori al freddo. Guarda Pando. Ok. È tornato! Sì. Sono di nuovo un drago! Fa così freddo che il fiato di tutti si trasforma in una nuvoletta. State attenti al drago! Pando! State attenti al treno! Ciuf ciuf! Adesso ti prendo! Il treno ti sta per prendere! Ciuf ciuf! Pando, guarda! Che cos'è, Bing? È freddo come il ghiaccio. È congelato! Sì! È ghiacciato! È ghiacciato! Guarda che abbiamo trovato! È tutto ghiacciato! Toccalo, Flop! Avete trovato un ghiacciolo! È bellissimo! Bellissimo! Le mie mani sono tutte ghiacciate, Flop! Anche le mie! Beh, che ne dite di una bella cioccolata calda per riscaldarvi un po'? Cioccolata calda! Sì! Sì! Bing! Sì? Ai ghiaccioli piace stare fuori. Non resterà ghiacciato a lungo qui dentro al caldo. Ma io lo voglio tenere. Beh... E se lo mettessimo nel congelatore? Può fare un sonnellino con i suoi amici congelati. Notte, ghiacciolo! Cioccolata calda! Un momento! È ancora troppo calda per poterla bere, Bing. Quando la possiamo bere? Beh, dobbiamo lasciarla raffreddare un po'. Flop, le mie mani sono ancora fredde. Anche le mie! Le mie invece no. Vieni, lascia che... Guarda, abbiamo fatto un panino con le mie mani, Flop. È vero, un panino tostato. Calde? Sì.
Tocca a me! Oh, oh, panino tostato! Non vedo l'ora di assaggiarla! Oh, Bing! No! Bing! Oh, ti sei scottato le dita! Vieni, raffreddiamole un po', così il dolore passerà! Mi bruciano tanto, Flop! Ci serve qualcosa di freddo per eliminare tutto quel caldo! Se prendiamo il ghiacciolo! Oh, ottima idea, Pando! Ecco, Bing! Tieni questo! Allora? È freddo! Si può bere adesso? Non ancora. Dobbiamo aspettare che la cioccolata si raffreddi ben bene. Adesso le dita ti bruciano un po' di meno, Bing? Sì. Molto bene, piccolo Bing. È bagnato. Quel ghiacciolo ha raffreddato il calore che avevi nella mano. Oh, possiamo mettere del ghiaccio nelle cioccolate calde? Certo. Sì. Ma è meglio prendere del ghiaccio pulito. Ecco. Oh. Cioccolata calda con ghiaccio. Guarda, Flop, il ghiaccio si sta rimpicciolendo. Si sta mischiando alla cioccolata calda. Oh, che bello! La possiamo bere? Vediamo. Adesso è perfetta. Buona. Buona? Buona. Il mio pancino ora è tutto caldo. Sì, Bing, anche il mio. Adesso possiamo tornare fuori, Flop. Certo. Ora che abbiamo del calore nei nostri pancini, non sentiremo più il freddo. Coraggio, Pando! Andiamo! Sì! Andiamo! Ciao! Faceva un gran freddo e io e Pando abbiamo trovato un ghiacciolo. Flop ha fatto la cioccolata calda, ma era troppo calda e mi sono scottato le dita. Ai! Così ho tenuto in mano il ghiacciolo, che ha portato via il caldo dalla mia mano. Abbiamo messo del ghiaccio anche nella nostra cioccolata. Così l'abbiamo potuta bere. Ed era squisi deliziosa. Quando una cosa è troppo calda e li metti dentro una cosa fredda, dopo un po' diventa perfetta. Caldo e freddo è una cosa da Bing. Non toccatela finché scotta. Sula! Sono io! E anch'io! Bing! E Hoppity! E anch'io! Oh, ciao! Ciao! Ciao, Amma! Ciao, Sula! Oh! Allora, chi abbiamo qui, Pando? È Balabalù! Oh! È così tenero! Sa parlare? Oh, sì! Ha appena detto che gli piace! Oh. Vieni, Pando! Entrate! E Hoppity Vush! Bing! Non spaventare Ballabalù! Lui è piccolino! Ok! Oh, andiamo di sopra! Permesso! Vieni, Hoppity! Vieni, Ballabalù! Vush! Ippity! Qualcuno vuole conoscerti! Hoppity dice, è un vero piacere, Ippity! Piacere mio, Hoppity! Balabalù sta dicendo che gli piacciono molto le tue ali, Ippity. Oh. Oh, Bing! Scusa. Possiamo dare una festa? Oh. E tu sei invitato. E anche tu sei invitato. Oh. Oh. Sta dicendo di sì. Torta! Oh. Buona! Yum, yum. Prima si deve preparare il tavolo per la merenda. Oh. Siediti qui, Hoppity. Oh, prendi questi. Grazie, Sula. Posso avere quel piatto? Tieni, Pando. Bing, non puoi metterti lì. Ci devo stare io. Perché Ippity deve badare a Ballabalù. Lui è piccolino. La torta. Aspettate un momento. Prima dovete bere una tazza di tè. Oh, tieni, Hoppity. Davvero delizioso! Ma se ancora non l'ha versato! Oh. Ecco, per te e anche per te e un po' per me! È squisilizioso! Squisilizioso!
di torta per Balla Balù. Oh, dice ti ringrazio. Nom 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 nom. Hoppity vuole un po' di torta. Beh, deve sedersi composto, Bing. Ok. Questa è per te, Hoppity. Ti ringrazio. Gnom 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 gnom. E una fetta per me. Gnom gnom. È una torta molto buona. Vush! Ti è piaciuta la torta, Balla Balù? Sta dicendo di sì. Oh, ne vorrebbe un altro po'? Sì. Ecco a te, Balla Balù. Nom, nom, ehi, nom. Perché Balla Balù deve avere due fette di torta? Nom, è molto affamato, Bing, vedi? Nom, nom, ma questo non è giusto! Hoppity ne ha avuta una sola! Gnam! Ehi, quella è di Balla Balù! Bing, smettila! Nom, nom, non nom, è nom, la tua torta! Bush! Hoppity non è più invitato alla festa! Hai capito? Ehi, ridammi Hoppity! Lui non è tuo! No, Hoppity è troppo cattivo! Oh. Amma! Flop! Amma! Bing mi ha spinta! Su, l'ha preso Hoppity e l'ha messo in una scatola! Hoppity è stato cattivo! Ma tu hai dato tutta la torta a Balla Balù! Aspettate un momento! Cos'è successo, Pando? Bing ha preso più torta per Hoppity. Ok. E Su l'ha detto che Hoppity era cattivo. Oh. Così l'ha messo in una scatola. Poi Bing l'ha spinta. Beh, a tutti capita di arrabbiarsi, ma spingere non è una soluzione. E neanche prendere il pupazzo di qualcun altro. Beh. Dunque, che ne pensate di dirvi a vicenda che vi dispiace? A me non dispiace. E neanche a me. Oh. Allora, dove possiamo mettere tutta questa rabbia? Venite! Vedete quelle nuvole? Beh, scegline una, Sula. Quella. Anche tu, Bing. Ok. Quella. Bene. Soffiate tutta la vostra rabbia verso quelle nuvole. Forza! Ora soffiate. Va già meglio! Coraggio, continuate! Voglio soffiare su quella piccola lì! Ottima idea, Pando! Perfetto, sì! Bene, la rabbia se n'è volata tutta via! Ciao, ciao, rabbia! Mi dispiace di averti spinta sola. E dispiace anche a Hoppity. Mi dispiace, Bing. Mi dispiace, Hoppity. Ma, ma, ma. Molto bene. Balla Balù dice di tornare alla nostra festa. Sì! Ottima idea! Ci andiamo! Sì. Io, Pando e Sula abbiamo dato una festa, ma Balla Balù ha avuto molta più torta di Hoppity. E questo non è giusto. Così Hoppity ha preso la fetta di torta e Su l'ha detto che era troppo cattivo. Così ha preso Hoppity e io mi sono arrabbiato molto. Allora ho spinto Sula e anche lei si è arrabbiata con me. Mamma ci ha spiegato come mettere tutta la nostra rabbia dentro una nuvola e all'improvviso non eravamo più arrabbiati. Soffiare via la rabbia è una cosa da Bing. Delle lettere. Tieni. Questa è per te, Bing. Per me? Da parte di Sula? Apriamola e lo scopriremo. Sì, è un biglietto di Sula. È proprio di Sula. E dice a Bing, con affetto, Sula. È bellissimo. Posso farne uno per lei? Certo. Così glielo darai quando vi vedrete per giocare. Ok. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Della carta. Rosa. Sula adora il rosa. E poi servono dei pastelli. Oh, e delle decorazioni. E non dimenticare la colla per incollarcele sopra.
Che cosa stai disegnando? Io! E questa è sola. E una bacchetta magica per sola. Sola adora le fate. Ecco! Una bacchetta magica da fata. A Sula piacerà molto. E che altro? I bastoncini. Sula adora i bastoncini. Li mette sempre sui suoi disegni. È una bella idea. Ecco la colla. Ora i bastoncini. Ecco, a Sula piacerà molto. Di sicuro. Bene, abbiamo un disegno e dei bastoncini. Che cosa aggiungiamo? Della pasta! A Sula piace la pasta! Certo! A Sula piacciono le farfalle o preferisce i fusilli? Le farfalle! Sula adora le farfalle! Grazie, Flop! Altra colla. No, piano, Bing. Non è necessario metterci molta colla. Ecco. Oh, la colla è ancora fresca, Bing. Sta colando, Flop. Tienilo in piano, finché la colla non si asciuga un po'. Ecco, riprova. Credi che la pasta si incollerà? Sì. Sicuro? Ferma lì, pasta. Credo che a Sula piacerà. Che altro mettiamo? Oh, Sula non adora le piume? Sì, le piume. Ce n'è una gialla come una papera? Sì, eccone una gialla. Altra colla. Ora le piume. Piume per Sula! Piume, piume, piume! Fum! Fatto! Ah, è un bel biglietto, Bing. È finito? Sì, possiamo darlo a Sula adesso. Si è già asciugato? Sì? La colla è asciutta? Andiamo! Aspetta, aspetta, Flop! Non abbiamo messo un gioiello sulla bacchetta di Sula. È vero. Una bacchetta deve avere un gioiello. Troviamone uno. Oh, eccone uno. A Sula piacerà tantissimo questo. La colla non funziona più, Flop. Oh, abbiamo bisogno di altra colla. Eccoci qua. Oh, dell'altra colla. Grazie, Flop. La colla non vuole uscire, Flop. Vuoi che ci provi io? No, posso farcela da solo. Oh no! La colla è andata dappertutto. Hai ragione. La colla è dappertutto. Oh, Flop. Ora è tutto brutto. No, non è così brutto, Bing. È solo colla. Se premi forte la colla, può succedere a volte, ma non è grave. A Sula non piacerà adesso. Forse non è ancora finito, Bing. C'è qualcos'altro che piace a Sula che possiamo mettere sulla colla. Lei adora i brillantini. Sì, mettiamoci dei brillantini. Ok. Ecco i brillantini. Oh, attento, Bing. Oh, brillantini! Finito? Sì. Oh. Guarda, Flop. Oh, è bellissimo. A Sula piacerà tanto. Molto bene, piccolo Bing. Andiamo a portarlo a Sula adesso. Ma certo. Ciao. Sula mi ha mandato un biglietto. Così anch'io ne ho fatto uno. E ci ha messo la pasta, i bastoncini, i gioielli e anche le piume. Sula adora tutte queste cose. Ma poi la colla è schizzata tutta.
ed è diventato brutto e io ero triste. Quindi ho coperto la colla con i brillantini e andava molto meglio. Se pensi che il tuo biglietto si sia rovinato, forse puoi fare ancora qualcosa. Un biglietto per Sula è una cosa da Bing. E io lo adoro! Deve essere Amma. È venuta a prenderti, Sula. Voglio che tu te ne vada a casa. Neanche io me ne voglio andare, Bing. Nascondiamoci. Sì! Ciao, Amma. Ciao, ciao. Sula è pronta per uscire? Beh... Oh, che ne hai fatto di quelle due scimmiette? Ma erano proprio qui. La scarpa con i brillantini di Sula. Devono essere qui in giro. Li ho trovati! Sta guardando nel mobiletto. È un vero peccato che non siano qui. Avevo preparato per Sula i miei famosi filacciosi formaggiosi spaghetti che lei adora. Ma vorrà dire che me li mangerò tutti io. Io adoro i tuoi filacciosi formaggiosi spaghetti. Oh, Sula! Sula, vieni qui. Bing, con il dito dispettoso. Allora, alzate la mano se oggi vi siete divertiti a giocare insieme. E ora tenete le mani in alto e usatele per dirvi ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ma io non voglio salutarla. E neanche io la voglio salutare. D'accordo. Che ne dite se restiamo ancora un po'? Sì. Mentre riordiniamo tutti insieme? Ok. Farò il conto alla rovescia mentre riordiniamo la stanza. E quando sarò arrivata a zero, io e Sula ce ne andremo dritte a casa. Pronti? 10 piccoli indiani. 9 piccoli indiani. Tieni. Ok. 8 piccoli indiani. Flop. Sì. 7 piccoli indiani. Ecco fatto. Ah, la mia scarpa? Ma dov'è finita 6 l'altra? 6 piccoli indiani. L'ho trovata! 5 piccoli indiani. Non posso andarmene senza le mie scarpe con i brillantini. Siamo a 4 piccoli indiani. Oh, nascondiamoli. Sì! Così non dovremo mai salutarci. No, non ci saluteremo. Sì, andiamo. 3 piccoli indiani. Sto ancora contando. 2 piccoli indiani. 1 piccolo indiano. E 0. Dove avete nascosto le scarpe di Sula? Sono dentro... l'armadio? No. Se io fossi una scarpa di Sula, forse mi nasconderei nel cesto della biancheria. Sula. Aha! Allora, dove sarà l'altra? Bing! Dimmi, non avrai nascosto la scarpa con i brillantini di Sula nel water, vero? Su, alzati! Oh, cielo! Bing! Piccolo Bing, conosci la regola. Se non è carta igienica, popò o pipì, non va mai buttato nel gabinetto. Bleh, che schifo! Adesso, sciacquiamo questa povera scarpina. Io non volevo che lei tornasse a casa, per questo ho nascosto la scarpa lì dentro. Ora è tutta bagnata, Bing! Dai, Sula, troviamo qualcosa per camminare fino a casa. Bing ha bagnato la mia scarpina! Si asciugherà presto, Sula. Bing, come hai fatto a bagnare la scarpa di Sula? L'ho nascosta dentro il water, non volevo bagnarla. L'hai nascosta dentro il water? Non volevo salutare Sula. Ma adesso non è più un bel saluto, è un brutto saluto. Oh, un brutto saluto. Bing, credi di poterlo trasformare in un bel saluto? Oh.
Scusa se ti ho bagnato la scarpina sola. Mm. Puoi indossare il mio stivaletto giallo. Gli stivaletti gialli non si bagnano. Oh, gentile da parte tua, Bing. Sula, lo vuoi provare? Va bene. Voglio tornare a casa così. È molto divertente. Potrai riavere la scarpa quando si sarà asciugata, Sula. E tu potrai riavere lo stivaletto quando verrai a casa mia. Posso venire a giocare domani? Ma certo che puoi venire da noi a giocare domani. Sì! Ok. Allora a presto, Bing. Ci vediamo, Flop. A presto, Amma. Ci vediamo, Sula. Ciao, Sula. Ci vediamo, Bing. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ci vediamo! Ci vediamo! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Sula è venuta da me a giocare e non volevamo salutarci. Così abbiamo nascosto le sue scarpine. Io ne ho nascosta una nel water e si è tutta bagnata e sporcata. E Sula ha detto che non era un bel saluto, ma un brutto saluto. Così io ho prestato il mio stivaletto giallo a Sula e poi ci siamo salutati. Ciao! Se non si tratta di carta o di popò o di un fazzoletto, non va mai buttato nel water. Salutare gli amici è una cosa da Bing. Ciao! Io disegnerò un castello delle coccinelle. Tu cosa disegnerai, Bing? Ancora non lo so. Beh, puoi disegnare una farfalla. No. O Hoppity. No. Il mio castello delle coccinelle avrà 4 belle torri. Flop, non so che cosa disegnare. Oh, beh, che ne dici di qualcosa per Hoppity? Tipo un razzo. Certo. Oh, rispondo io. Gilly! Oh, ciao Gilly. Ciao Bing. Flop, è Gilly. Ciao Gilly. Ciao Flop. Mi stavo chiedendo se potessi fare un salto più tardi con Popsy. Oh, sì, anche Coco e Charlie sono qui. Ti metto in viva voce. Va bene. Oh, aspetta, eccoti. Ciao. Ciao Gilly. Ciao Gilly. C'è anche Popsy. Sì, c'è anche lei, Bing. Gilly, domani è la festa di Popsy, vero? È per questo che vi chiamo. Domani Popsy deve andare dal veterinario. Oh. Ma possiamo festeggiare Popsy oggi? Oh, possiamo farlo, Flop? Oh, sì. Certo. Sì, oh, sì, la festa di Popsy. Va bene, allora ci vediamo tra poco. Ciao. Grazie, Gilly. Ciao, Popsy. Ciao, ciao. Allora farò un disegno per Gilly e Popsy. Oh, buona idea, Bing. Mi serve il verde per colorare le bandiere. Tieni. Oh, grazie, Bing. Oh, aspetta. Oh, non metterlo in bocca, Charlie. Adesso prendiamo i colori di Charlie. Ecco, questo è per te, Charlie. Tieni il rosso. Ah, ma che bel disegno, Charlie. Quello non è un disegno, quello è uno scarabocchio. Charlie è un bravo scarabocchiatore. Sì. E io sono brava a disegnare. Guarda, è Gilly, Flop. Oh, è vero. Adesso disegno Popsy. Oh, è Gilly! Oh. Ciao, Gilly! Oh, Bing! È arrivata Popsy! Sì. Ciao, Gilly! Ciao a te, Bing! Ciao, Gilly! Ciao, Popsy. Gilly. Ciao a tutti! Ti sto preparando una sorpresa, Gilly! Ti faccio vedere! Il mio è praticamente finito! Brava, molto bene! Oh. È un castello delle cucine. Dov'è il mio disegno? Charlie! Ma è bellissimo! No! Charlie! Oh, vieni qui! Non l'ha fatto apposta, Bing! Lo sai che lui è piccolino! Guarda cosa ha fatto Charlie! Sì, certo, certo, Bing! Allora, vediamo un po'.
Oh, questa sono io, vero? Sì. Oh, è bellissimo, Bing. Ma è tutto rovinato adesso. Beh, io penso sia sempre bellissimo. Mi fa venire in mente un giochino meraviglioso. Quale? Bisogna essere in due. Si chiama Scarabocchi. Oh, Scarabocchi. È uno scarabocchio. Beh, sì. Ma pensate di riuscire a trasformarlo in qualcos'altro? Oh, lo scarabocchio assomiglia a qualcosa, Bing. No. Oh, sì! È una faccia! Sì, lui è il guardiano della luna. Oh, bellissimo! Bing. Oh. Possiamo farlo ancora? Certo. Io giocherò con te, Coco. D'accordo. Io giocherò con te, Bing. Adesso prendiamo tutti un foglio di carta. Si gioca scarabocchiando! Oh, sì! E ora scambio, prego. Scambio! Ta-da! Oh, è una farfalla! Oh, meravigliosa! Molto bene! È il mordisauro! Sì, e questo è il razzo spaziale di Oppity. Oh, è davvero bellissimo, Flop. Ah, indovinate? Oh, è un gelato, Gilly. Sì. Mi piace molto questo gioco. Bing, adesso ti andrebbe di finire lo scarabocchio di Charlie? Oh, sì. Oh, ha quattro zampe! No, cinque! Questa è la coda! Ora devi aggiungerle il guinzaglio, Bing! Oh, sì! Guarda, è Popsy, Gilly! Oh, grazie mille, bellissimo Bing. Scarabocchio, Bing! Bel lavoro, piccolo Bing! Guarda, anche Popsy, Charlie guarda. Ha fatto un bel lavoro, perché è un bravo scarabocchiatore! Giusto! È vero! Ciao! Oggi io, Coco e Charlie abbiamo disegnato con i pastelli. Poi ha telefonato Gilly e ci ha detto che era la festa di Popsy. Così ho pensato di farle un disegno speciale. Ed era venuto davvero molto bene. Ma poi Charlie gli ha fatto uno scarabocchio rosso proprio nel mezzo e l'ha rovinato tutto. Ma Gilly ci ha insegnato un nuovo bellissimo gioco. Scarabocchi! Uno scarabocchio non è soltanto uno scarabocchio. Puoi trasformarlo in qualunque cosa tu vuoi! Gli scarabocchi sono una cosa da Bing! E una cosa da Gilly, Flop! Oh, i lamponi! Tieni, provane uno, Bing! Grazie, Flop! Mm-hmm. Veramente deliziosi! La voglio riempire tutta quanta d'acqua. Puoi farla riempire più velocemente? Purtroppo non posso. Devi aspettare un po', Bing. Oh. È Gilly! Oh. Posso avere un ghiacciolo, Flop? Per favore. Certo. Oggi è proprio tempo da ghiacciolo. Andiamo. Ciao, Gilly! Oh, ciao, Bing. Ciao. Ciao, Flop. Ciao, Popsy. Allora, che ghiacciolo posso darti oggi, Bing, con questo caldo? Oh, all'arancia! Io lo adoro! Delizioso! Oh, com'è questo tutto verde? È un fantastico limone e menta! Oh. E questo qua è un bel ribesnero! Puoi darmi un ghiacciolo all'arancia, per favore, Gilly? Ottima scelta, Bing! Due ghiaccioli all'arancia, per favore. Eccoli qua. Oh. E non dimenticate di leccarli, altrimenti gocciolano. Va bene. Grazie, Gilly. Divertiti, Bing. Ci vediamo presto. Sicuro. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, Popsy. Salve, cosa prendete? Non si è ancora riempita, Flo. No, non ancora. Che ne dici di metterci qui all'ombra a mangiare i nostri ghiaccioli mentre aspettiamo? Ok. Oh.
più veloce, se no gocciola tutto. Ah, è vero. Cos'era? L'acqua ha fatto splash. Oh, l'ho sentito anch'io. Vediamo un po'. È Froggy! Benvenuta, Froggy. Froggy? Deve avere molto caldo, come noi. Sì, e ha voluto rinfrescarsi nell'acqua. Oh, Flop! Vedi, non le piace. Vuole uscire. Forza, Froggy, salta! Forse ha bisogno di aiuto. Oh, non preoccuparti, Froggy. Noi ti aiuteremo. Posso tirarla fuori? Buona idea, però appoggiamo questi ghiaccioli. Ecco qui, Froggy. Cerca di essere delicato, altrimenti Froggy può farsi male. Ah, ok. Andiamo, Froggy. È scappata via. Oh, è qua giù, Bing. Prova ancora. Piano, piano. Oh, sta scappando. Forse Froggy ha paura, Bing. Prova a rimanere fermo, immobile con il secchio. E vediamo se magari ci entra da sola. Sto fermo immobile. Ah. Da questa parte, Froggy. Oh, eccola! Oh, guarda, Flop, è entrata nel secchio. Molto bene, Bing. Vieni, lascia che ti aiuti. Piano, piano. Ecco, mettiamo Froggy all'ombra. Piano. Vai, Froggy. Ecco fatto. Ciao, Froggy. Oh, ce l'ho fatta. Ho aiutato Froggy. Molto bene, piccolo Bing. E ora i ghiaccioli, Flop. Gnam, 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 gnam. Oh. I nostri ghiaccioli. Che è successo, Flop? Oh. Non c'è più niente. Sì, si sono sciolti, Bing. I ghiaccioli devono stare in un posto freddo. Mentre noi aiutavamo Froggy, il sole ha sciolto i ghiaccioli. Volevo tanto il mio ghiacciolo. Lo so, anch'io volevo il mio. Possiamo prendere un altro ghiacciolo? Oh, non credo proprio, Bing. Jilly è andata via. Vediamo che cosa abbiamo in casa. Che ne dici di questi lamponi succosi? Mi piacciono i lamponi, però non sono ghiacciati, Flo. Beh, ma abbiamo del ghiaccio, Bing. E i lamponi? Flop, possiamo mischiarli insieme. Ottima idea. Frulli! Frulli, il frullatore, fa dei frullati straordinari. Fa dei frullati straordinari. Straordinari. I lamponi? Sì. Oh, molto bene. Gnam, gnam, gnam. Il ghiaccio ora, Flop. Ecco. Oh, diamo velocità massima. Meglio a bassa velocità, Bing. Ok. Pronti? Vai, 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 vai! Ghiaccio, lamponi. Gnam. Beh, sembra proprio ghiacciato. E fruttato. Oh, una granita di lampone. Gnam, gnam, gnam. Esattamente. Una granita di lampone per te e una per me. Oh, gnam. Posso andare a berla fuori in piscina, Flop? Buona idea, Bing. Oh, ciao! Io e Flop avevamo dei ghiaccioli. Poi Froggy è saltata nella piscina. Splash! E non riusciva ad uscire. Così l'ho aiutata con il mio secchio e l'ho rimessa nella sua casetta. Ma intanto i nostri ghiaccioli si erano tutti squagliati al sole. Allora abbiamo messo i lamponi con il ghiaccio dentro Frulli e abbiamo fatto una buonissima granita di lampone. Se avete preso un ghiacciolo, dovete finirlo in fretta, altrimenti gocciola tutto. I ghiaccioli sono una cosa da Bing. Oh, gnam gnam gnam. Qua, qua, qua. Qua, 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 qua. Oh. Ok, Bing. Bagnetto fatto. Qua. Pigiama messo. Qua. Che cosa manca? La copertina! Oh, la copertina, sei sicuro? Dopo il pigiama sarebbe il momento di lavarsi i denti. Copertina.
Oh, solo un piccolo abbraccio, Flop. Oh, è così morbida. Sì. Oh, ha davvero un buon profumino. È vero. Io adoro la mia copertina. È così morbidosa. Fallo anche tu, Flop. Oh. No. Oh, sì, è morbidosa. Morbidosa. Bagnetto fatto? Sì. Pigiama messo? Sì. Copertina pronta? Sì. È tutto confortevole e morbidoso? Sì. Che cosa manca? Hoppity Whoosh! Hoppity Whoosh! Sì, anche Hoppity deve prepararsi per andare a letto. Davvero? Guarda, anche Hoppity ha la sua copertina. È vero, il mantello è la sua copertina. Oh, morbidoso. Ecco fatto, Hoppity. Adesso puoi abbracciare la tua copertina. Tu e Hoppity, non vi siete dimenticati qualcosa? Oh, i denti! Non mi sono lavato i denti, Flop. Forse tu e Hoppity potreste volare come razzi in bagno e lavarvi i denti insieme. Ok! Hoppity! Bing! Che c'è, Flop? Ecco, tieni. Fatto. Hoppity Whoosh! Hoppity Whoosh! Sta seduto qui, Hoppity. Pronto? Oh, oh, lo faccio io. Non bisogna metterne tanto, ne basta solo un pochino. Oh, oh. Sputa, sciacqua. Ding! Molto bene, piccolo Bing. Ora tocca a Hoppity lavarsi i denti. Ding! Bravo, Hoppity! Tutto fresco e profumato. Sì. Allora, bagnetto? Sì. Pigiama? Sì. Copertina mantello? Sì. Hoppity pronto a volare? Sì. Denti lavati? Sì. Che cosa manca? Ora devo fare la pipì. Ok. Fatta tutta? Sì. Che c'è? La mia copertina si è bagnata tutta. Ah, già, la copertina è tutta bagnata. Ti prego, asciugala, Flop. Oh, non posso, Bing. La copertina è finita nel water, è tutta sporca. Ma a me serve per andare a letto. Lo so, Bing. Ma ora la tua copertina deve farsi un giro nella lavatrice. Laverò la tua copertina mentre dormirai e domattina sarà di nuovo tutta bella pulita. Io ho bisogno di copertina. È l'ora della nanna. Io la devo abbracciare. Lo so, Bing. La copertina della nanna. Oh, forse Hoppity potrebbe dividere la sua copertina con te. È troppo piccola. Oh, sì, è piccola. Ma prova a toccarla. È soffice. Ora prova ad annusarla. Ah, ha un buon profumino, Flop. Ed è morbidosa? Non è bella come la mia copertina, ma è davvero morbidosa. Abbastanza morbida per la nanna? Sì, soltanto per questa notte. Domani riavrò la mia copertina, vero? Certo. Allora, bagnetto? Sì. Pigiama? Sì. Hoppity pronto a volare? Sì. Denti lavati? Sì. Copertina pronta? Sì. Manca qualcosa? Favola! Ok. Oh, proprio dietro l'angolo nella nostra città,
Oggi Hoppity presto a letto andrà. Oh, è una favola di Hoppity! Esatto, Bing. Parla di Hoppity. Parla di te. E della copertina. E della copertina. Ciao! Flop mi ha fatto un mantello con la mia copertina e potevo fare Woosh con Hoppity. Ma poi la mia copertina si è bagnata tutta nel water e lì è brutto e sporco. Così Flop ha dovuto mettere la copertina nella lavatrice e io ero molto triste. Così Hoppity ha diviso il suo mantello con me. Se non puoi abbracciare la tua copertina, puoi sempre trovare qualcos'altro da abbracciare per fare la nanna. La copertina è una cosa da Bing. È così morbidosa. Ciao, Paget! Ciao, ciao, Bing! Come mai di corsa? Ho qui dei soldi. Flop dice che posso comprarci un giocattolo. Oh. Posso scegliere quello che voglio, vero, Flop? Ma certo! Hai abbastanza soldi per un giocattolo. Allora devi scegliere attentamente, Bing. Oh! Lattughine! Mi piacciono queste! Oh! Ecco qua! Forse è meglio sul pavimento, Bing! Prenderò una lattughina, Flop! Come quelle che hai già a casa. Oh, è vero. Ho già delle lattughine a casa. Vuoi guardare qualcos'altro? Sì. Un camion. È lo stesso che a Pando. Oh. Sì, è uguale. Oh, questo fa bip bip. Oh, e poi fa... Voglio prendere questo, Flop. Va bene. Vuoi che te lo incarti, Bing? Sì, per favore. Oh, un aereo. Oh, sì, l'idrovolante. Guarda, il pilota si toglie e l'elica gira davvero. E così fa. Ho deciso di scegliere questo, Flop. Ottima scelta, Bing. Sì, e puoi sempre giocare con il camion di Pando. Sì. Sì. Ecco qua. Oh, quello lì è un camper, Bing. Oh, che bello, un camper giallo. Oh, sì. E guarda, se apri davanti, l'autista può uscire. Guarda! Mi piace questo! Io sono sicuro di prendere questo, Flop! Sei proprio sicuro? Sì! Allora poso l'idrovolante? Sì! Io adoro questo camper, Flop. Già. Mettilo nella busta. Oh, Sula! Ciao, Bing! Buongiorno a tutti! Ciao, Amma! Buongiorno! Guarda, quanta gente qui! Ho un po' di soldi, Bing! Anch'io! Ho scelto un giocattolo! Andiamo, Amma! Anch'io voglio sceglierne uno! Ok, Sula! Ecco qui i miei soldi! Grazie! E questo è il tuo resto, Bing. Grazie, Paget. Ciao, ciao, Bing. Ciao. Divertiti. Lo farò. Possiamo andare a giocare col mio nuovo camper, Flop? Certo. Andiamo. Ciao, ciao. Ciao, Flop. Ciao. Vado fuori, Sula. Ok. Che c'è, Bing? Ci ho ripensato. Io preferisco l'aereo. Oh. Beh, potremmo chiedere a Paget se possiamo cambiarlo, se vuoi. Andiamo, allora. Oh, salve di nuovo, Bing. Voglio cambiare il camper, per favore.
Si può fare, Paget? Ma sì, certo. Oh, grazie, Paget. Vieni, Flop. Flop, ma dove è finito? Dove è finito l'aereo? Oh, non so proprio cosa dirti. Prima era lì, su quello scaffale. Non c'è più. Forse Paget sa dove si trova. Bing, guarda che cosa ho scelto. Ma quello è il mio aereo. Che dici, Bing? È il mio aereo, è quello che ho scelto. Ma io ho cambiato idea. Io voglio quello. Però avevi scelto il camper, Bing. E ti piaceva molto. Oh, sì. Io non l'avevo visto prima, quel camper. Oh, è giallo e rosa. E c'è anche un guidatore dentro. E c'è anche questo. Guarda. Posso giocarci, Bing? Sì, tieni. Ok, tu gioca con questo. Oh, grazie, Sula. Ciao, pilota di aereo. Mi piace molto di più il camper, Bing. E a me piace l'aereo. Ho l'impressione che dobbiate scambiarvelo. Sì. Sì. Tu ti prendi il camper, Sula, e io prendo l'aereo. Sì. E possiamo giocarci insieme. Molto bravo, piccolo Bing. E molto brava anche tu, Sula. Volevo comprare un giocattolo, ma potevo sceglierne solo uno. Ma ce n'erano così tanti ed era così difficile. Avevo scelto un camper giallo, ma poi mi sono ricordato dell'aereo e volevo cambiarlo con quello. Però l'aereo l'aveva già scelto Sula e io ero così triste. Ma poi abbiamo fatto a cambio, così ho potuto prendere l'aereo. Scegliere un giocattolo è una cosa da Bing. E posso sempre giocare con il camper di Sula. Oh, questa l'adoro! Dai, balla anche tu, Charlie. Sì, guardiamo Charlie ballare. Charlie! Sì! Balli benissimo, Charlie! A quanto vedo, Charlie camminerà presto. Oh, Charlie! Coraggio, Charlie! Camminerai presto! Oh, oh. Flop, quando camminerà Charlie? Non so dirtelo con esattezza, Bing, ma sembra che sia quasi pronto. Oh, questa è bellissima! Ancora, ancora! Qual è la prossima? Oh, questa! Sì! Adoro questa canzone! Oh, attento, Charlie! Charlie! Ecco fatto! Una mia scarpina a sonaglie, Charlie! La posso vedere? Sì, guarda! Ma è troppo piccola per te, Bing! Già! Guarda, sono io con le mie scarpine a sonagli. Eri troppo carino, Bing. Che fine ha fatto l'altra? Non lo so. Qui dentro non c'è. Deve essersi nascosta. Cerchiamola. Scarpina a sonagli. Scarpina a sonagli. Scarpina a sonagli. No, Charlie, mi dispiace, non è questa. Questa scarpina l'abbiamo già trovata. Scarpina a sonagli. Ho trovato... È un calzino puzzolente! Scarpina a sonagli! Scarpina a sonagli! Ma dov'è finita? Trovata! Mettile, Bing! Una, due, scarpine a sonagli! Grazie, Coco! Sono così tenere! Hai i piedi troppo grandi! Sì! Tin, tin, tin! Guarda, Flop!
Sei cresciuto, sì, Bing. Sono diventato grande. Guarda le mie scarpine assonali, Charlie. Posso provarle io? Solo per un minuto, Bing. Te le restituisco subito. Oh, ok. Anche tu hai i piedi troppo grandi, Coco. Infatti non le metto sui piedi. Guardate. Oh, le tue dita stanno camminando. Tin, tin, tin. Scarpine a sonagli. Guarda come sono buffe. Ora fallo tu, Bing. Va bene. Passo, passo, passettino. Facciamogliele provare, Bing. Oh, ottima idea. Ok. Cerca di restare fermo, Charlie. Gli stanno perfette. Coraggio, Charlie, balla. A Charlie piacciono le mie scarpine a sonagli. È vero, sembra anche a me. Flop! Charlie ha camminato! Charlie ha camminato con le mie scarpine a sonagli. Bing, le tue scarpine hanno fatto camminare Charlie. È vero! Brave scarpine! Sì! Hai camminato! Oh, Charlie! Hai camminato con le scarpe di Bing! Sei così dolce e tenero! Dovresti tenerle! Ma sono mie! Beh, non ti stanno più bene, Bing! E a Charlie piacciono davvero, davvero tanto! Ma sì, ma sono le mie scarpine a sonagli! Credo che a Charlie piacciano quelle scarpine a sonagli quasi quanto piacciono a te, Bing. Forse Charlie potrebbe giocarci solo per un pochino. Sì, solo per un po'. Aspetta, Charlie. Lascia che ti aiuti a rimetterti la scarpina. Bing vuole solo aiutarti, Charlie. Sì. Puoi tenere le mie scarpine a sonagli solo per un pochino, Charlie. Ecco. Charlie ha detto grazie, Bing. Oh, mi chiedo se ora camminerà di nuovo. Su, coraggio, Charlie. Charlie! Bing! Charlie ha camminato di nuovo! Se vuoi, puoi tenere tu le mie scarpine a sonagli. Ah, molto bene, piccolo Bing! Din don, din don, din 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 din. Ciao! Ho trovato le mie vecchie scarpine a sonagli. Ma ora sono troppo piccole, perché io sono cresciuto. Così le ho fatte indossare a Charlie, però lui le voleva tenere. E questo mi ha fatto sentire strano, perché sono le mie scarpine a sonagli. Poi, il piccolo Charlie ha camminato per la prima volta. E noi eravamo tutti molto emozionati. Ho detto a Charlie che poteva tenere le mie scarpine, perché ora servono di più a lui. Scarpine a sonagli sono una cosa da Bing. E ora sono una cosa di Charlie.